Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta su Beer Corner, con me Ale in fronte dietro la telecamera. Oggi andiamo a parlare di questa birra, di Amager, la Pride. Ultimamente si fa un sacco di gente di su, ma è freddo. Tutti danesi. Tutti danesi, un monte di danesi, svedesi, finlandesi. E oggi appunto ci sarà la Pride di Amager, che è uno dei sette peccati capitali. Sì, che noi si pensava fosse orgoglio, invece poi il nostro amico ci ha detto è superbia, e noi è vero, perché l'orgoglio non c'è nei sette peccati capitali, è superbia. E c'è questo tizio, forse voi non lo vedete bene, Marzio di Sailor Moon, che non è un Marzio, che è un tizio vestito molto bene con una maschera, ma sembra uno scambista più che Marzio di Sailor Moon. Sì. E ha dei tipo pugnali Fist Weapon. Sì, esatto. Se siete un po' dei nerd forse capirete cosa abbiamo detto. Nerd, ma sei inglese. Fist Weapon. Okay. Sì, sarete dei nerd, okay. Attaccate alle mani, vestito molto bene, tra l'altro bella accozzaglia di colori, blu e rosso, bianco. E cos'è sta birra? Di cosa stiamo parlando? È un Imperial Stout, che secondo loro, appunto prima leggevo qualcosa, che secondo loro rappresenta il loro concetto di superbia quando si parla di birra, perché loro hanno questa tendenza a creare birre abbastanza alcoliche, abbastanza importanti e così. E quindi formato da mezzo litro, bello, almeno un 3, 10 gradi. Tra l'altro, bello strong, nel senso poi ti accasci, festa, e si finisce lì. Va bene, io direi di passare alla degustazione. Andiamo a sta pasta birra. Go. Va bene, niente accasci, niente cose, grazie. A lei. Lei, molto gentile. Schiuma. Ce l'abbiamo. Ah, oggi i bicchieri tra l'altro gentilmente offerti dal coinquilino se li ha comprati e noi li si sono fregati. Grande Stefi. questo è il tempo proprio a degustazione. Allora, impenetrabile scuro direi. Parecchio scura. Qualche riflesso forse sul marrone, ma insomma. Schiuma? C'è? C'è, molto fine. Abbastanza fine, non c'è i merletti di Bruxelles. Non ci sono i merletti, maledizione. Questi merletti. Color nocciola, tipo. Bella. Bella, un po' qualche bulla un po' grossa, ma non è che gli si sia fatto sviluppare. Aspetta, proviamo a. Vuoi ancora un po'? Ti meditiamo. Meditiamo, tanto va a finire. Ok. Schiuma abbastanza fine, in effetti, taccatura bella pannosa, bella densa, viscosa proprio, sembra una spugna, naso. Carica, secondo me, c'è tante cose dentro. Parecchie. A me mi viene tanto fuori la liquirizia, che a me non è che faccia impazzire. Però è un tratto distintivo dello stile, ovviamente. Sì, liquirizia sì, cioccolato sì. O no? No, più sui caffè forse. Mm. Sì. C'è anche una bella descrizione dei malti utilizzati, sono 5-6 tipi di malto, dal pils al caramunic. Al tomahawk. No, quello è il lupolo. Quello è il lupolo però. Anche un po' di una nota alcolica, ovviamente, perché insomma 10 gradi si sentono ancora abbastanza fredda, però nel senso si sente tante cose interessanti. Assaggiamo. Boia, sciopposa proprio. Secondo me la liquirizia si sente tanto anche in bocca. Sì, ti rimane tanto. Bella. Però bella non è aggressiva, non dà tanto noia. No. Avere questa gradazione. Sì, come va giù bene. È quasi. Ci si aspetterebbe un po' più di corpo, un pochino più di pesantezza, un po' più come dire, seduta. Invece scende anche bene, appunto, è anche fredda ancora. Però è interessante. C'è una bella botta di olfatto e anche in bocca, insomma, sì, la liquirizia secondo me è parecchio
preponderante. Anche un po' di mu, caramella mu, tipo caramella mu. Senti la caramella mu. Senti la caramella mu. La grande caramella mu. E qualche nota anche balsamica dietro, piacevole, che gli dà ancora più bevibilità. Cioccolato fondente. Sì, sento via via si scalda, vengono fuori tante cose. Una birra. Il mezzo litro lo si affronta male, se non siamo in due. Però è un bel vanto. Sì. Non male, non male. Bravi. Siamo arrivati al momento del giudizio finale. Dan dan dan! C'è che baja. Sì, molto. Molto buona. Corposa, piena di sapori e odori. Un bel vanto, devo dire, molto. Dai, visto bel vanto. No, è vero, però, è buona. D'altronde. Via via si scaldava, si sentiva sempre di più la parte che tendeva un po' più alla liquirizia, comunque sostenuta da questa nota di cioccolato fondente. Frutta secca non tanta in realtà. Forse un pochino di nocciola, ma non è che. Mi è venuto in mente mentre lo diceva delle dove ci pensava quando si assaggiava, non che venisse fuori particolarmente, soprattutto liquirizia e cioccolato. Hai detto liquirizia e cioccolato tanto? Sì, soprattutto. L'alcol non è aggressivo, quindi è molto. Sì, è ben nascosto, nel senso, non gli daresti comunque 10 gradi che ha. Formato da 50 è un formato che presume la morte, poi quello che si beve da sola, sì. Poi l'abbinamento. L'abbinamento è solito con dolci, con base di cioccolato, frutta caramellata, cioccolate. Delle scorze d'arancia, sai? Scorze d'arancia caramellate. Zuppare dentro, mangiare così. Queste gocciole, le gocciole. Profiterò. Tortine di cioccolato. Tutto quello che. Se no meditate. Meditate, sì, come si diceva prima, ti finisci questa bottiglia qui da 50 e poi ha voglia a meditare. La teoria dei quanti sei. sei veramente esatto, sei diventato un professore di scienza quantistica. Beh, che dire, noi come sempre siamo grazie a Birra d'Arte che ha fornito questa bella birra di Amager e che sì, grazie ai telespettatori. I telespettatori, siamo così, non so. I telespettatori. I youtuber che ci seguono, grazie. Da me, Alessandro, Andrea e Marzio e Giuliano, vestito da scambista appunto sull'etichetta della Pride, è tutto anche per oggi e noi vi si dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao bella.